Era il 9 novembre del 1999. Leonardo aveva 22 anni, un bel ragazzo pieno di vita. Quella mattina stava rientrando in azienda nella zona industriale di Bari dopo aver svolto una commissione. Mancavano 100 metri e sarebbe stato al sicuro. 13 giorni in coma, poi ha aperto gli occhi. Era vivo, ma completamente assente. Certamente il primo anno hanno fatto di tutto per svegliare Leo. Il primo anno io ci metto la mano sulla coscienza, hanno provato di tutto. Però quando Leo non si è svegliato, purtroppo sono le leggi nazionali che non possono tenere più nei centri di sveglio, me l'hanno passato un altro reparto. E lì è stato, come dire, un calvario. Praticamente lui è stato quasi 2 anni a guardare sempre il muro. Non mi ha dato nessun tipo di partecipazione. Solo un giorno sono entrata in camera, ho fischiato a modo mio. Il medico che era di passaggio ha visto che lui, mentre io fischiavo, girava gli occhi. Ah, signor, per favore, mi rifà quel fischio che lei ha fatto a suo figlio? Ha detto, signor, guardi che Leo c'è. Questa è quando lui pesava 35 kg. Non riuscivamo neanche a fargli la barba. Questa è 5 anni dall'incidente. Guarda com'era magro. Questo significa morire di fame e di sete. Qui e invece in Austria. Qui in Austria, che ecco perché dicevo che all'estero comunque c'è la concezione diversa di stato vegetativo e comunque l'hanno messo sulla locomat. Perché qui c'è il tapirulan che attiva dei sensori a livello dei piedi che arriva a livello cerebrale, che simula il passo. Quanto è servito questo a Leo? Ma tantissimo è servito, tantissimo. Noi l'abbiamo messo questi giorni sul girello. Come prima volta, ieri l'avevo messo sul girello, lui è contentissimo. Perché andare all'estero per avere tutto questo e non in Puglia? Lui non riesce a parlare, però comprende tutto. Ma lui oggi, per la scienza, è ancora considerato in coma vegetativo? È ancora dichiarato stato vegetativo. Se sincera, non posso dire sì, mio figlio è sveglio, completamente sveglio. Comunque lui ci scrive delle cose di coscienza di una persona. Le prime cose che ci scrive che... non so se posso dirlo, vuole la ragazza, la prima cosa è l'amore. Poi quando ha iniziato vuole andare al mare. Ha scritto, quando abbiamo chiesto sul papà di Eluana, di non togliere il cibo a Eluana. Questo è il messaggio che ha mandato al papà di Eluana, questo ha scritto lui. Qui c'è scritto, voglio dire al papà, una cosa del genere, aiutala. Poi questo invece è il messaggio di Leo ai giudici, perché abbiamo chiesto di che cosa voleva dire ai giudici. Ha detto, voglio dire ai giudici, siamo amanti della vita. Questo l'ha scritto quest'estate. Allora, telefona ai dottori, fatela mangiare. Io? Voleva che lui io... ha chiesto? Sì. Ha detto, mamma, telefona ai dottori di fare mangiare a Eluana. Io che sono? Ha detto, io sono... come sono? Gentile. Io sono onorata che mio figlio mi definisca così. Grazie. Questo, se vogliamo, è il premio per tanti anni di sacrificio, soprattutto per averci creduto. È una grande ricompensa, è una grande ricompensa. Mi avevano detto che lui non avrebbe mai mangiato, che non sarebbe mai potuto stare seduto a una sedia, sarebbe rimasto completamente a letto, che non avrebbe mai potuto muovere una mano. Queste cose si stanno rivelando infondate, grazie a Dio. Signora, se questa situazione dovesse andare avanti nel tempo, lei che cosa farà? Niente, io lotterò sempre per mio figlio, darò l'assistenza, anche se mio figlio non camminerà mai, anche se peggiorerà. Nessuno ci assicura niente, nessun medico ci assicura che deve camminare, deve parlare, però comunque noi andiamo avanti comunque, vediamo il suo sorriso, vediamo una sua chiusura degli occhi. Vediamo la sua voglia di vivere. E c'è una parte nella vita mia che assomiglia a te, quella che supera la logica, quella che aspetta un'onda anomala. E c'è una parte in Amazzonia.